collaborazione Confindustria, quindi provincia di Imperia, più che altro delle industrie e delle imprese, per quello che riguarda l'anno appena trascorso, e poi anche un cenno a quello che è il problema delle infrastrutture portato alla ribalta del sindaco imperiese. Abbiamo un territorio dove non esiste industria pesante, ma siamo più per vocazione turistica, per cui le nostre imprese sono frammentate, segmentate, con un'offerta diversa. Quindi abbiamo sofferto, i flussi turistici hanno faticato ad arrivare negli ultimi giorni di feste, e chiediamo come i sindaci che sia posto rimedio sia a livello infrastrutturale, da tempo che lo chiediamo, sia con gli interventi di sommorgenza per farci ritornare ad essere usufruibili da parte del turismo. Non vogliamo parlare solo di questo durante la nostra assemblea, vogliamo dare dei messaggi positivi per il futuro del rilancio del nostro territorio, e quindi parleremo anche di questo. C'è la salute delle imprese in provincia di Imperia, quali sono i settori più in sofferenza e quelli che sono magari un pochettino più vivi in questo momento o anche nell'anno appena trascorso? Chi si è esposto e usa l'export si è salvato dalla crisi, e quindi abbiamo forte l'agroalimentare con prodotti di alta qualità che sono conosciuti in tutto il mondo, sono i pilastri della dieta mediterranea, e il turismo ovviamente alberghiero adesso sta andando molto bene, e la parte di ristorazione, l'offerta turistica anche nautica. Chi ha sofferto invece sono gli edili, soffrono appunto di queste opere infrastrutturali che non sono ancora partite, che darebbero una possibilità di rilancio. Un messaggio per il 2020, quale potrebbe essere alle imprese per una ricrescita? Cos'è che serve anche in provincia di Imperia? Serve formazione programmata per offrire in futuro posti di lavoro particolari specializzati per i nostri giovani, e maggior investimento da parte delle imprese, che però devono essere serene per investire. L'etichetta semaforo introdotta dall'Europa preoccupa l'imperiese? Sicuramente la versione italiana è più corretta come applicazione, per cui dovremmo lottare per far adottare la versione italiana e non quella francese, che ci penalizza. Sempre parlando della Francia, invece dalla vicina Francia arrivano anche degli aiuti, diciamo, all'Italia, da livello lavorativo o comunque anche per le nostre industrie, con la Costa Azzurra, Monaco, cioè stanno costruendo degli interi quartieri a Monaco, c'è sviluppo anche per gli italiani. Ovviamente gli edili hanno trovato sfogo nella vicina Costa Azzurra per le costruzioni, dove c'è più richiesta, non solo di questi giorni l'ampliamento dell'aeroporto, che porterà maggiori flussi turistici sicuramente a gravitare nella nostra zona, dobbiamo assolutamente approfittare per cercare di distrarne una parte verso il nostro territorio. Ecco, la portualità è sempre forte in provincia di Imperia, anche adesso con l'apertura a Ventimiglia del nuovo porto e sinergia con Monte Carlo. E la portualità è il nostro fiore all'occhiello, in 56 km abbiamo la maggior concentrazione di porti dedicati al diporto turistico, e puntiamo su quello per far arrivare clientela di qualità, che non solo arriverà per il turismo ma lascerà le barche durante l'inverno e saranno fonte di lavoro anche per la cantieristica della zona, che ha ottimi livelli. Maggiore concentrazione in 56 km per il rapporto all'Italia o? In rapporto all'Italia. Ah, ecco, sì, maggiore concentrazione. Sì, è la naturale proseguimento della Costa Azzurra, la tale concentrazione c'è in Francia quanta ce n'è nella nostra provincia. Ok, faccio.